Signor Vincenzo De Gregorio è venuto a trovarci, buongiorno, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra. Benvenuto, tutto grazie. Bene? La vediamo, per insomma, un po' infortunato, ci rassicura che insomma, vabbè, tutto quanto bene. Allora, Santa Cecilia, ce lo diceva, abbiamo visto anche da Grazia, insomma, collegata qua a Roma, patrona della musica, così ci viene restituita, anche se le figure antiche come quella sua spesso nascondono una storia che non conosciamo bene, però sono ben noti gli effetti successivi e anche quella che è una devozione che comincia dai primi tempi. È curioso, ma il legame di Santa Cecilia con la musica è davvero un equivoco, in quanto la passio che descrive la sua morte, la sua fine, recita cantantibus organis. Ora, noi sappiamo che in italiano, dal latino, il termine organum significa qualcosa di organizzato, una macchina praticamente. E dato che nel racconto della sua passione c'è anche l'accenno al fatto che si sia tentato di ucciderla facendola soffocare con la macchina che produceva il vapore, vale a dire tutta l'attrezzatura che nel mondo antico dava il riscaldamento, dava la sauna, dava l'aria calda, l'aria così, e allora questo organis cantantibus diventa organo. Strumento musicale. Però questo è interessantissimo perché ci dice allora che la ricerca a tutti i costi di un legame con la musica, in questo caso di Santa Cecilia, ci racconta quanto fosse importante la musica in quel periodo e come lo sia ancora oggi. Non a caso, bisogna notare, ogni volta che si parla di arti e di musica nel nostro linguaggio liturgico e anche nella nostra storia, si distingue sempre arti e musica. Ma la musica non è un'arte come le altre? Sì, però non esiste. Per cui l'importanza della musica in questi secoli, a partire dai primissimi tempi della Chiesa, diventa fondamentale perché non esistendo se non nel momento in cui viene prodotta, viene cantata, viene eseguita, così, dà il senso di quanto fosse importante questa professionalità all'interno sia della liturgia, sì di tutto ciò che ruota intorno alla liturgia, ma anche tutto ciò che ruota intorno alla vita umana. Nasce un bambino, si fa musica, muore una persona, si fa musica, si vince una guerra, si fa musica, se ne perde una, si fa musica, c'è una peste, si fa musica. Insomma, la musica che attraversa tutta la nostra storia, tutta la nostra vicenda umana. Attraversa i secoli, attraversa i confini, attraversa le epoche storiche. Abbiamo detto che Santa Cecilia è considerata la patrona della musica e tra un attimo chiediamo anche a lei, Monsignor De Gregorio, come la musica ha influenzato la sua vocazione e la sua vita. Prima però vogliamo tornare in collegamento con Grazia Serra proprio dalla Basilica di Santa Cecilia. Grazie a te. Sì, noi ci siamo spostati nel Calidarium. Questa era un'altra zona della casa di Cecilia, sì. Monsignor Frisina. Dove siamo? Siamo nelle terme della casa, una terme domestica. Era una casa nobiliare. Questo era il Calidarium, poi seguiva il Tepidarium e il Frigidarium, che adesso sono due cappelle. E qui vediamo addirittura proprio il contenitore per l'acqua calda, da qui uscivano i vapori. Qui provarono prima a uccidere soffocando Cecilia in questo luogo, ma non riuscirono perché non morì, e allora la decapitarono. E al terzo colpo non morì, quindi dopo il terzo colpo non era possibile ancora fare un altro quarto colpo per ucciderla, e rimase tra la vita e la morte, dissanguandosi lentamente e morendo così, quindi con dolori terribili. Monsignor Frisina, lei mi diceva qui ci sono due tele, queste che vediamo, due tele molto importanti di Guido Reni, che descrivono proprio quei momenti. Sì, allora, questa è la decapitazione, quell'altra una visione che ebbe Cecilia e il marito Valeriano di un angelo che con due corone, quella della verginità e del martirio, li incoronava. E sono due tele preziose di Guido Reni. Un ultimo particolare, un altro dei tanti particolari che mi colpiva, è la presenza di tanti melograni. Cosa indicano? Il melograno indica la carità, l'amore e anche il martirio. Sono aperti, spaccati, proprio facendo vedere il rosso dei grani, no? Del frutto, e questo essere spaccati, aperti e poi con tutti i frutti insieme, color sangue, rappresenta l'amore
il martirio e la carità che unisce come i grani nel monograno la Chiesa e la fa diventare una sola cosa. Grazie Monsignor Frisina. Noi però tra un po' ci sposteremo da questa zona e andremo invece nella cripta, che mi diceva Monsignor Frisina è proprio il livello stradale dell'epoca in cui visse Cecilia. Ci vediamo tra poco. E noi non vediamo l'ora di venire insieme a te in questo viaggio bellissimo che ci porta a scoprire proprio ciò che è sotto i nostri piedi. Monsignor De Gregorio, ci siamo lasciati prima del collegamento con Grazia con questo legame. Abbiamo visto anche il simbolo del martirio, il melograno. Posso chiederle una cosa personale? Santa Cecilia, patrona della musica, in qualche modo anche la sua vita è caratterizzata dalla musica. Come... la musica come arte può essere anche parte di una vocazione? Ma lo è strutturalmente, perché tutto il nostro culto cristiano è fondamentalmente canto. Perché la parola sacra, quella che viene da Dio, non può essere pronunciata come la parola profana. Ma d'altra parte, fateci caso, anche voi giornalisti, state conducendo un telegiornale, dopo aver dato una notizia sportiva, ad esempio, dovete dare una notizia della morte di qualcuno, di un incidente, cambiate tono. Non potete raccontare con la stessa intonazione la partita di calcio e un fatto drammatico. Allora, la intonazione della parola è il mezzo con il quale l'essere umano, e soltanto l'essere umano, riesce ad esprimere dei concetti che altrimenti appartengono soltanto agli istinti. L'animale canta, sì, ma canta soltanto per istinto di sopravvivenza e di sussistenza. L'uomo canta i sentimenti. Allora, la nostra storia cristiana è tutta legata alla musica, al canto, perché la parola che noi ascoltiamo da Dio viene intonata, perché altrimenti diventa una parola banale. La parola che noi pronunciamo per rivolgerci a Dio a sua volta diventa intonata, perché non possiamo rivolgerci a Dio se non con la più bella delle espressioni, che è il canto. Ci salutiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità a suon di musica, viene quasi da dire, ma poi ritorneremo per continuare con Monsignor De Gregorio a parlare di Santa Cecilia e scenderemo nella cripta della chiesa a lei dedicata fra poco. Oggi è la festa di Santa Cecilia, patrona della musica per errore, questo ce l'ha spiegato proprio poco fa Monsignor Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra. Stiamo scoprendo anche i luoghi dedicati a Santa Cecilia, ce n'è uno in particolare qua a Roma, a Trastevere, dove ci aspetta la nostra Grazia. Grazie a te. Sì, noi siamo scesi al piano inferiore. Monsignor Frisina, dove siamo? Questa è la cripta dove si conservano i corpi di Cecilia, di Valeriano, del fratello Tiburzio e degli altri tre martiri, e sono qui da sempre, anche se la nuova distribuzione dell'ambiente fu fatta dal cardinale Rampolla del Tindaro all'inizio del Novecento, anche per salvare dalle inondazioni del Tevere le reliquie, e quindi anche questa disposizione, la decorazione déco, diciamo, di questa cappella deriva da quel periodo lì. È un luogo molto particolare, questo era il livello della casa di Cecilia dell'epoca, e più in là si trovano proprio gli ambienti, si trovano i pavimenti, i silos che conservavano il grano, cioè tutto quello che faceva parte di quest'insula in cui Cecilia e Valeriano vivevano. Io la ringrazio davvero tanto per averci accompagnato questa mattina in questo viaggio meraviglioso proprio a casa di Cecilia. Monsignor Frisina, voi oggi qui ci vuole dare gli appuntamenti della giornata proprio qui alla Basilica di Trastevere per la festa di Santa Cecilia? Alle 16 ci sarà la messa e la promessa tradizionale dei pueri della Cappella Sistina, che fanno il loro ingresso, il primo ingresso, sono tutti bambini piccoli, e fanno il primo ingresso nella cappella e fanno qui la promessa con una messa. Alle 17.30 ci saranno i vesperi, alle 19 la messa solenne presieduta dal titolare odierno, che è il Cardinal Bassetti, e animata musicalmente dalla Cappella Sistina. È una tradizione che credo sia secolare ormai, tradizione secolare di questa basilica.
Grazie, grazie a Monsignor Frisina. Noi vi salutiamo da casa di Cecilia. Siamo noi a ringraziarvi per averci condotto in questo luogo bellissimo che ci sentiamo anche di consigliare a chiunque passi per Roma, perché è un luogo di pace e poi contemplare quella statua è un momento speciale. Grazie alla nostra Grazia Serra. E da quella statua vogliamo ripartire per chiudere questo discorso, Monsignor De Gregorio. Abbiamo parlato di questo, diciamo, fraintendimento che lega Cecilia alla musica. Abbiamo parlato dell'importanza della musica nella nostra fede. Quello che non abbiamo detto è che poco in realtà sappiamo della vita di Cecilia, se non quello che invece avviene dopo il martirio, cioè la parte più importante, la parte che a noi è rimasta di più, parte proprio da quella statua, dalla morte di Santa Cecilia. Ma questo accade un po' per tutti i martiri della prima generazione cristiana. Ciò che è interessante è che il legame con la testimonianza del martirio, che è il fatto fondamentale, diventa poi un motivo di presenza nei secoli. Questo accade un po' con tutti i martiri ed è il legame di una testimonianza con la vita quotidiana. Difatti, se ci facciamo un po' caso, questa tradizione del patronato, no? Attinge proprio al bisogno nella vita di avere dei compagni di strada. Il cristianesimo, e il cristianesimo cattolico occidentale in particolare, nel creare i santi patroni, che cosa ha fatto se non dare a tutti nella propria attività, nel proprio mestiere, nella propria professione, un compagno di strada? È di epoca in epoca. Quando si crea la televisione, guarda un po', Santa Chiara viene dichiarata patrona della televisione per un episodio che riguarda la sua vita. Ora, questo è davvero un colpo di genio del cristianesimo occidentale, questo creare i compagni di strada perché non ci si senta lontani e non ci si senta soli. L'immensità di Dio viene compensata e in fondo anche la grandezza di Dio rischia di diventare un allontanamento. Viene avvicinato dalla presenza dei santi compagni di strada nelle stesse vicende che noi viviamo. Monsignor De Gregorio, lei ci ha detto che quando nasce la musica, la parola sacra, differentemente dalla parola profana, necessitava di musica e la Chiesa nei secoli è stata custode non solo della musica sacra, ma della musica in generale, come anche voi al Pontificio Istituto di Musica Sacra, che lo diciamo è il conservatorio del Vaticano, insomma, se così vogliamo semplificare, continuate a essere custodi e interpreti di questa musica anche con studenti che vengono da qualsiasi parte del mondo. L'intento non è quello di europeizzarli, ma è quello di fornire degli strumenti per valorizzare questa musica, anche i vari tipi di musiche all'interno dei vari continenti. Esattamente. La Chiesa occidentale, sottolineo la Chiesa occidentale, la nostra latina, romana, ha creato la più grande epopea di musica proprio grazie al fatto che abbia di volta in volta superato gli schemi, superato i linguaggi e si è lanciata avanti. Il canto gregoriano è monodia. Nel momento in cui però si affaccia la possibilità di fare polifonia, la Chiesa dice va bene, andiamo avanti, facciamo polifonia. E poi ritornano gli strumenti e va bene gli strumenti. A questo punto bisognava scrivere. E nessuna scrittura al mondo musicale è così perfetta come quella che abbiamo elaborato noi, grazie al fatto che la Chiesa occidentale, accettando la polifonia, doveva mettere tutti quanti in grado. Tu suoni questo, tu suoni quello, andiamo tutti quanti insieme perché la nostra scrittura è perfetta. È merito della Chiesa e di questa presenza della musica nella liturgia. Sempre d'altra parte anche le arti, è stato così, no? Il gotico, il romanico, prima il gotico, poi il barocco e poi via di questo passo fino ai tempi nostri. È così in tutti i linguaggi di arte. La musica porta con sé un limite che non esiste finché non c'è qualcuno che la faccia. Allora ecco perché è diventata una professionalità così importante ma anche così delicata. Se non la si coltiva, un'opera d'arte è sotto gli occhi di tutti, è lì, oggettivamente. La musica no, è sempre un fatto soggettivo. Monsignor De Gregorio, grazie per averci fatto iniziare questa giornata in musica che continuerà, quindi noi continueremo ad ascoltare una voce che è quella straordinaria di Mia Martini, però ci spostiamo prima al tavolo dove dobbiamo dare un occhio al cielo. Grazie mille, Monsignor De Gregorio. Grazie.